Sì, credo che ci sia necessità di creare ancora un'identità e un linguaggio comune, però abbiamo fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista in settimana e credo che ci siano tutti i presupposti in ogni caso. Secondo me in questo non è una fase di fasciarci la testa, cioè non dobbiamo passare da un facile euforismo che poteva essere magari le prime partite a una depressione totale. C'è un lavoro da fare, un lavoro che richiede anche la necessità di non trovare tante scuse, alibi, concentrarci sulle cose che vanno fatte meglio. Abbiamo analizzato la partita, abbiamo visto le cose che potevamo far meglio e da là si rimbocca le maniche e si lavora senza tante storie. Ancora secondo me viviamo poco il compagno. Quindi magari in tutte e due le fasi uno fa un qualcosa e gli altri si adeguano dopo, invece bisogna quando uno fa una cosa già fare qualcosa, cioè ognuno deve fare per il suo nello stesso tempo, e quindi da questo punto di vista dobbiamo ancora lavorare e migliorare, ma insomma senza tanti pensieri. Credo che la cosa migliore da fare sia sempre quella che di concentrarsi sull'avversario e cercare di preparare la partita nel migliore dei modi. Dire su come sta fisicamente anche per me potrebbe, non dico diventare un alibi, ma sarebbe facile. Sta bene, perché poi il secondo tempo ho fatto meglio degli altri. Tante volte non è il fatto di non correre, ma magari trovare la maniera di correre meglio che dobbiamo fare per diventare più aggressivi, per diventare più efficaci e per fare più male.